partite perfette praticamente, insomma, un avvio di campionato straordinario. Può succedere, non deve succedere, cosa è successo, insomma? No, oh, per carità, può succedere, altro che se può succedere. Può succedere perché siamo stati coperti anche in questo inizio di campionato da tanti elogi, e gli elogi, se non li gestisci, rischiano di farti male. Però, ripeto, è appena iniziato il campionato, dobbiamo recuperare tanto qualche giocatore, perché chiaramente non abbiamo più di difensori, li abbiamo persi tutti. Però al di là di questo dobbiamo semplicemente ritornare a essere quelli che siamo, gente che viene dal basso, che ha voglia di arrivare in alto e ci arriva attraverso il lavoro, semplicemente questo, tutto il resto sono chiacchiere. Qual è il vostro obiettivo? Ma l'obiettivo non può essere, come ho già detto prima dell'inizio del campionato, una squadra, due anni fa questa squadra era in B. Credo che l'obiettivo non possa essere quello che la permanenza di categoria. Poi, se saremo bravi come l'anno scorso a ritagliarci uno spazio un pochettino più ampio, ben venga, ma se lo meriterebbero per i sacrifici che hanno fatto. Mi dispiace perché la partita di stasera rischia di andare un po' a annacquare l'immagine che noi avevamo dato del Bari, una squadra che poteva vincere o perdere ma se la giocava sempre. Stasera non ce la siamo giocata e questo è il rammarico più grande. Mi scusa, glielo chiedo, un'Inter nuova con questo allenatore Benitez che, come caratteristiche forse diverso da Mourinho, abbiamo visto pressare altissimo Sneijder anche sui vostri difensori. Cosa cambia nell'affrontare l'Inter? Ma niente, continuo a dire, credo che questa è una partita che non faccia molto test, né troppo test in negativo per noi né in positivo per l'Inter, nel senso che troppo facile per l'Inter, abbiamo fatto di tutto per rendergli facile questa partita, quindi ripeto, è una partita che andrebbe rigiocata, ma probabilmente la rigiocheremo il giorno di ritorno, sarà diversa. Grazie mille.